conferenza stampa. Perché della conferenza stampa? Correva l'obbligo, perché all'indomani di tutto quello che è successo fra ieri e oggi, e direi come un fulmine a ciel sereno, penso che corresse l'obbligo da parte mia di chiarire e mettere i puntini sulle i a una situazione che molto, in maniera molto, ma molto, ma molto leggera, è stata data in pasto a voi, alla stampa. Mi riferisco all'articolo apparso su tutte le testate, con tanto di virgolettato, del presidente del Calcio Catania, Antonino Buldiretti. Lui era personalmente al corrente di tutto, dal primo momento, come è nata, perché è nata, quali erano le risultanze e tutto. Una vicenda che è nata perché il sottoscritto in prima persona, senza coinvolgere il Catania, e l'ho anche puntualizzato, senza coinvolgere il presidente Antonino Buldiretti, aveva partecipato e ha partecipato alla possibilità di rilevare una squadra che partecipa al campionato del CND. Faccio la premessa che a prendere dai giornali di queste cose, sinceramente, mi ha lasciato molto, ma molto perplesso. E siccome le affermazioni sono state fatte attraverso i giornali e quindi c'è bisogno dell'ufficialità delle cose, io oggi do l'ufficialità delle cose. Il presidente del Calcio Catania, Antonino Buldiretti, ha detto che lui non sapeva niente di questa storia della Salernitana, ha tirato fuori la storia della Salernitana. Non è vero, sapeva tutto dal primo momento. E poi alla gente voglia, non so cosa abbia voluto, che messaggio abbia voluto lanciare in un momento come questo, che è un momento di preparazione, penso che dovrebbe chiarirlo lui stesso. Una cosa però è stata chiarita, visto che è stato un virgolettato. Il presidente si è permesso di dire che io mi starei preparando un'eventuale alternativa, e consentitemi, questo mi fa veramente ridere, perché se il sottoscritto si fosse mai preparato un'alternativa, in questi anni non sono né mancate le offerte importantissime e prestigiose, mai. Non le ho mai accettate, mai prese in considerazione. Tutto quello che c'è attualmente qua, la mentalità, i concetti, il cuore, la passione a cui fa riferimento il signor Antonino Buldiretti, li ha creati il sottoscritto. Con la sua passione, con la sua determinazione, con la sua applicazione, con la sua voglia di fare. E quindi non posso accettare che si adombri, che c'è un super partes che fa richiamo a questi concetti, che sono concetti che ho instillato io qua, e quasi quasi si faccia riferimento a chi si sta preparando la strada per andare altrove. Questa è una cosa che io non posso accettare, visto e considerato che il presidente Antonino Buldiretti chiede di prendere una posizione, a prescindere, lui sa come stanno le cose. Io da questo momento mi dimetto da amministratore delegato e direttore generale del Calcio Catania, è un discorso che si è chiuso. Io penso che fino ad ora il sottoscritto al Calcio Catania abbia svolto le funzioni di presidente. E da domani le funzioni di presidente le dovrà svolgere il signor Antonino Buldiretti.
visto e considerato che, senza accorgersene, nelle dichiarazioni che ha fatto, mi ha profondamente ferito, mi ha profondamente offeso. Evidentemente ha dimenticato 10 anni di vita in comune, però ripeto, non voglio andare oltre su questa strada. Ci tenevo a puntualizzare che, al di là del fatto dell'episodio che ha potuto scatenare tutto questo, e ripeto, mi coglie come un fulmine a ciel sereno, perché ne abbiamo sempre parlato, sempre discusso, ridere e scherzare fa parte di tutta una serie di progettualità che investivano anche la vita tecnica del calcio Catania. Il calcio Catania tecnicamente è presente anche in altre realtà sportive, tecnicamente, quindi è un mondo. Di conseguenza, aver cercato questo pretesto per esprimere dei punti di vista che tenevano a ribadire che quasi quasi c'era una persona super partes che ha capito tutto, e ce n'era invece un altro che chissà cosa fa in giro, va a fare impegni a destra e a sinistra per progettarsi il suo futuro. Non è così che funziona, perché il sottoscritto per il calcio Catania si è annullato in tutti questi anni, e quindi non merita assolutamente considerazioni di questo tipo, così come sono state fatte. Ripeto, mi dispiace puntualizzare tutto questo attraverso il giornale, ma visto e considerato che, e lo sottolineo come un fulmine a ciel sereno, è stato deciso di aprire una strada attraverso solo e esclusivamente i giornali, mi sembra corretto, doveroso da parte mia rispondere. E siccome io non so il discorso salernitano, come finisce, come non finisce, non mi interessa nemmeno come finisce e non come finisce, ma siccome sono convinto che il discorso salernitano finisce in un'altra maniera, nonostante che finisca in un'altra maniera, io do le dimissioni ugualmente. Quindi il problema non era la Salernitana, il problema evidentemente è ben altro. E siccome in paradiso, a dispetto dei santi, io non ci sto, non ho mai cercato di stare gioco forze in un ambiente. Non mi è piaciuto il modo, non mi è piaciuto il sistema, non mi è piaciuto la maniera, non mi è piaciuto i concetti che sono stati trasmessi all'esterno. E ripeto, tutto quello che anima la vita del calcio Catania, tutto quello che anima, parlo di concetti, non parlo di lavoro, parlo di concetti: la passione, la determinazione, la voglia di fare e il non accettare compromessi. Tutti questi concetti li ha instillati il sottoscritto, nessun altro. Quindi non posso accettare da nessun altro che mi si richiami su concetti che ho instillato io. Queste sono cose che mi hanno ferito, hanno ferito non tanto il professionista, perché capisco il mondo come va, capisco anche che viene un momento in cui nella vita di tutti ci si sente un pochino stretti, e quindi si vuole un pochino più spazio. Si poteva anche parlare prima con molta serenità, senza bisogno di andare sui giornali, e non, anche perché, come poi succede, e mi dispiace dirlo, questo non è un atto d'accusa, ma è un modo di fare il giornalismo che io in qualche modo ho sempre messo il puntino su lei quando è successo, come ho fatto ora prima di parlare con il signor Proporto. Abbiamo una maniera di fare. Per esempio, si è speculato su una frase che io avrei detto, che se prendo la Salernità porto la Salernità in 5-6 anni in Serie A. Non l'ho mai detto. Io ho fatto una sola intervista al Mattino di Napoli e ho detto: chiunque prende una piazza come Salerno ha il dovere in 5-6 anni di puntare alla massima serie. È molto diverso. Non è nel mio costume dire io faccio qua
io faccio là, io faccio là. Quante volte da quando ci conosciamo mi avete sentito dire io salvo il Catania? Mai, mai. Sfido chiunque a dirmi il contrario. Mai, ho sempre detto, lavoriamo, facciamo, gli ultimi minuti dell'ultima giornata, sempre cose che hanno a che fare con la vita normale, che è una vita fatta di lavoro, di sofferenza, di sacrificio e basta. Quindi andare a speculare su queste cose offendono non il professionista, ma offendono l'uomo. Per dire due persone, io penso che l'atto più fra due persone che si vogliono bene è giusto. Oh, com'è possibile la mattina uno dei due si alza e trova l'istanza di divorzio dell'altro sul tavolo? Così, di punto in bianco. È una cosa che non va. Io mi sono sentito toccato, come uomo toccato. Non possono essere dichiarazioni per mettere alla prova l'uomo, ancora una volta, se c'è la possibilità di farlo. Attilio, quando tu l'hai seguita sempre la vicenda del calcio Catania? Sì, da quando c'è lei? Risponditi da solo. La vita del calcio Catania l'hai vissuta in prima persona. Rispondetevi da solo. Direttore, quindi, mi scusi, le faccio la stessa domanda. E questa conferenza stampa è lei che mette alla prova quel Virenti, forse, con queste dimissioni? Può essere. Può essere, può essere, può essere. Io penso che lui sappia quello che deve fare.